Andare. Buonasera a tutti, bentrovati. In questo secondo incontro proposto dalle realtà educative che sono presenti sul territorio del comune di Paderno Tugnano. Eh, insieme per educare ed educarci fiduciosi nella speranza. Come abbiamo già sottolineato eh, il lunedì scorso. Eh, lo scopo è quello di avviare un dialogo, un dialogo all'interno delle realtà educative, ma a partire dall'attenzione a chi per eccellenza è educatore, cioè i genitori. Eh, insieme perché sono realtà educative diverse che si sono messe in gioco in un lavoro anche di confronto, di dialogo e di raccolta anche delle vostre domande, delle domande dei genitori e degli educatori così che possano essere anche questa sera rielaborate e presentate al dottor Luigi Ballerini. Eh, sembra proprio eh, necessario ancora di più in questo anno, in questi mesi, in queste settimane, ritrovare delle ragioni che sono le ragioni per affrontare la quotidianità con una prospettiva di speranza. Anche l'incontro di questa sera, ne sono certo, e ringrazio tutte le realtà educative che stanno lavorando ci sarà di aiuto buona serata buon ascolto a tutti grazie don Mauro a me l'onore di introdurre Luigi Ballerini eh, troviamo ovunque che è nato a sarzana vicino alla spezia che vive a Milano con la moglie Daniela e con i loro quattro figli medico psicanalista Membro del consiglio della società Amici del Pensiero, alla cui scuola si era formato. Eh, associa a questo un'attività anche come eh, giornalista pubblicista, collabora con Avvenire, con il sussidiario.net, ma si occupa anche di eh, tematiche legate al lavoro per il sole 24 ore su job24.it. Eh, una cosa sicuramente particolare è anche quella di essere supervisore dell'Accademia Oliver Twist, un luogo a Milano in cui attraverso musica, danza, teatro, canto, i ragazzi imparano a fare qualcosa di davvero importante, a mettersi in gioco, a coltivare una passione e anche a mantenere un impegno. Quindi non mancano le opportunità di avere a che fare con i ragazzi e giovani anche negli incontri che fa nelle scuole o con i centri culturali e proprio per questi ragazzi da tempo ormai scrive romanzi e racconti. E lo abbiamo invitato a dialogare con noi questa sera perché ci pare davvero importante la prospettiva che apre nel libro che ha dato il titolo a questo incontro quando scrive «Lo spettacolo di un figlio che cresce non ammette repliche, è sempre unico e irripetibile». E se di figli ne abbiamo due o tre o quattro o cinque, saranno due o tre o quattro o cinque spettacoli diversi, ognuno speciale, ognuno bello a modo suo. Non perdiamoceli allora, preda di affanni inutili se non dannosi, sviati rispetto a ciò che conta davvero. E sarà bello, quando saranno cresciuti, vedere che ci stimeranno liberamente, gratuitamente, senza sottomissioni di sorta alla pari. Allora, grazie dottor Ballerini che ci accompagna a questa scoperta. Buonasera a tutti, grazie nuovamente al dottor Ballerini e insomma, a tutti gli organizzatori perché è davvero questa è un'occasione di di incontro, di confronto e soprattutto di, di riflessione in un momento in cui sicuramente la nostra parte riflessiva si fa più sentire, più statica. Ecco, quindi una grande occasione. Io sono Stefania, di fianco a me c'è mio marito Simone, eh, siamo genitori di due bambini, Cecilia e Carlo. Eh, Nella vita ho a che fare con, con tanti ragazzi, con tanti bambini, sono un'educatrice, un una pedagogista e per la mia passione faccio anche l'ippoterapista. Ci siamo trovati insieme, io e mio marito, a leggere eh, il suo libro. Ed è stato davvero per noi una, una grande occasione di, di riflessione, e di scambio, innanzitutto in famiglia, che ci ha dato la possibilità di continuare a tenere accesi i riflettori su di noi sia come coppia che come, che come genitori anche. E poi è stata anche l'occasione, insomma, anche se a distanza, per certi aspetti anche di confrontarci con, con altre famiglie. E, e questa sera insomma, io e Isabella, che è insomma, una famiglia con cui condividiamo un percorso anche di, di crescita oltre che di, eh, di vicinanza per eh, figli anche della, più o meno della, della stessa età, abbiamo cercato un po' di dar voce e, o meglio, mettere insieme un po' le domande, le tante domande che sono arrivate da, da diversi genitori, ma anche da educatori e da insegnanti. E un po una richiesta comune che veniva fuori era un po' come posso fare per fare il bene dei miei figli, come si fa a fare il bene dei nostri figli. Sicuramente dalle sue parole del libro e da, da quello che emerge è che non esiste un modello genitoriale o comunque non esistono scuole per genitori, non c'è mai stata la possibilità di iscriversi a nessuna scuola per genitori. Per genitori. Perché, come diceva prima Anna, ogni, e quello che lei ribadisce, ogni figlio è uno spettacolo unico con le proprie caratteristiche. Ma mh, da quello che, che si evince da, dal suo libro eh, sembra che ci siano però dei modelli da cui invece prendere un po' le distanze: chioccia, elicottero, tigre, spazzaneve, dove anche noi, insomma, per, in, alcuni, in alcune situazioni ci, ci ritroviamo, eh, su, su, nei quali abbiamo fatto anche un, un pochino di riflessione. Per cui ecco le chiediamo un po' come, come possiamo mettere quindi a fuoco il nostro ruolo di genitori eh, in, un, in un momento come questo, eh, senza perdere di vista quelli che sono davvero i, i bisogni essenziali un po' dei nostri, dei nostri figli. Ecco, che delle volte si perdono di vista magari si si fa fatica a mettere in ordine anche in una scala di priorità grazie ancora le, le lascio la parola allora grazie grazie dell'invito grazie di questa occasione di di sentirvi allora stefania mi fatto, ha fatto a posto così bene la domanda che eh, mi costringe a cambiare la risposta che avrei potuto dare perché poi magari rispondiamo anche a quello, ma ehm, non mi aspettavo quel, ci siamo messi insieme a leggere un libro no? e eh, trovo che questa sia, sia davvero oh, forse la chiave di volta di, eh, di tutto l'incontro, nel senso che ehm, quando nascono i figli accade una specie di mutazione, quell'uomo e quella donna che si erano scelti, poi a un certo punto diventano sposo e sposo, sposo e sposa, o compagno e compagna, e poi, e poi diventano mamma e papà. Allora, è una sorta di mutazione. Quello che noi dobbiamo stare attenti è che soprattutto per i genitori di, no, di quest'epoca, c'è questo rischio del mettere al centro i figli, no? come se i figli fossero il centro della famiglia. Allora, i figli non sono il centro della famiglia. Il centro della famiglia è la, la coppia che li ha generati. Sono, sono loro. No? Poi possiamo parlare, eh, sappiamo che a volte le storie d'amore possono andare anche male. Hm? Allora può capitare che i due non siano più insieme, hm? ma eh, anche in questo caso, anche in questo caso. Eh, non fa mai bene che il centro della casa sia, sia il piccolo, il bambino, il ragazzo, eh, quanto piuttosto il, il rapporto che li ha generati. Allora, dove ancora c'è questo rapporto? Vale proprio la pena di lavorarci perché i figli sono, non sono... Figlio rapporto con la mamma, o figlio rapporto col papà, sono figlio. I figli sono rapporti di un rapporto, sono rapporti con un rapporto. Allora, quello che davvero fa la differenza no? è il, uh, il capire chi no? non chi comanda in casa, ma, 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 ma chi è il centro? Allora, il fatto che mh, non diventano loro il centro vuol dire che um, Possiamo dire in questo modo, eviteremo il rischio di avere bambini o ragazzi tiranno. No, I bambini e i ragazzi tiranno sono quelli che ci fanno fare quello che vogliono loro. Mm? Ma ce lo fanno fare anche contro la nostra volontà. Perché poi se ce lo fanno fare perché piace anche a noi, vuol dire che ci invogliano. No? Ma se no, sono, sono loro che governano. E se c'è una cosa che non, alla fine non piace neanche a loro, è governare la situazione. No? Allora, come, eh, qual è la tentazione, la tentazione che possiamo avere? È di... Eh, proprio perché vogliamo essere genitori e genitori perfetti, quello di inseguire dei modelli, che sono dei modelli astratti. Eh? E diciamolo subito, il problema dei modelli non è che sono modelli sbagliati, ma che sono modelli. I modelli hanno una loro rigidità, i modelli sono fissi, i modelli non tengono conto dell'altro, nel rapporto non c'è fissità, perché il rapporto si modella con l'altro. Allora, i, i quattro, le quattro tipologie eh, le possiamo vedere brevemente. Allora, chioccia. In Italia non dobbiamo neanche spiegare tanto, si parla, no? ma, ma Chioccia in realtà ci, vale per tutti, ci sono anche i papà a Chioccia, eh? tendenzialmente accudenti, no? eh, un po' nostalgici su quando erano piccoli, come era bello quando erano piccoli, quando avevano così bisogno di noi, eh, come era bello quando riuscivamo a stare tutti insieme, no? eh, per cui tendenzialmente dediti al, all'accudimento. e... Ehm, un po' spaventati, un po' spaventati di quello che può venire dopo. Forse vale la pena parlare un po' più del genitore tigre, perché è una terminologia che è entrata anche nel linguaggio comune una decina d'anni fa. Perché qualcuno di voi si ricorderà, c'era Amy Chua. Amy Chua era una docente di, di diritto all'Università di Yale, un'americana di origine cinese che è diventata popolare in modo planetario col suo libro il lino della mamma tigre lino della mamma tigre diceva cos'è sta storia che i bambini devono decidere loro cos'è sta storia che dobbiamo seguire le loro inclinazioni sono troppo piccoli perché noi possiamo seguire le loro inclinazioni siamo noi grandi decidiamo noi lei faceva questo esempio io delle mie due figlie ho deciso che una diventerà pianista e una violinista e il suo metodo era No, ha legato al piano la figlia che non voleva fare gli esercizi, la figlia che suonava violino, eh, che non voleva praticarlo a sufficienza, l'aveva messa sul, sul terrazzo d'inverno. Um, pianista e violinista sono diventate. L'idea è, estrapoliamo il modello, l'idea è se è troppo piccolo per sapere che cosa desideri, se è troppo piccolo per sapere dove andare, ci penso io. Quindi io predetermino il tuo futuro e ti porto dove ho deciso. Quindi è un genitore certamente più imperativo eh, ed è un genitore che ha già chiaro, no? ha già progettato. La questione è che ovviamente progetterà una, una strada di successo. No? Allora poi qua, anche qua la questione è che cos'è il successo di un figlio. Hm? Lei aveva quest'idea di successo rispetto alle figlie musiciste. Il genitore elicottero eh, è un termine un pochino più recente. Gli americani ne hanno fatto un verbo, eh, To helicopter o helicoptering che è elicotterare. Eh, è un'immagine figurata per cui eh, come un elicottero sorveglia, to, 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 per cui sopra una zona controlla, il genitore eh, elicottero è un genitore dedito al controllo. Quindi tendenzialmente un genitore spaventato, molto preoccupato di quello che può succedere, Tendenzialmente protettivo, quindi che, che, no, che, che vuole evitare che, succeda, uh, che succedano pericoli, che tende a vedere ovunque, mh? Uh, molto difensivo, che, che starà un po' col fiato sul collo no, dei, dei propri figli. Ora, um, genitori elicottero um, se ne trovano molti, tenete presente che la cultura va un pochino in questa direzione ma un po' in questa direzione, ehm, che è quella del proteggere perché non ci siano pericoli. Eh, la mia forse è stata l'ultima generazione che poteva andare in giro da sola come bambini, no? che potevano giocare. No? Eh, vi racconto questa, è successo ieri l'altro per cui mi ha colpito un mio libro per, per l'elementare, si intitola L'estate di Nico. Uh, ho fatto un incontro con una classe in modo virtuale e un bambino di quarta mi ha detto: Ma i bambini che racconti tu uh, non sono i bambini di oggi? E gli ho detto: Perché mi fa? Perché i bambini che racconti tu vanno in giro in campagna d'estate da soli. No? E gli ho detto: Guarda, ero il bambino che ero io che uscivo alle due del pomeriggio e tornavo la sera a cena e poi mi chiedevano dove sei stato. No? Lui ha ragione: Per noi ora è impensabile avere un buco di quattro ore sui nostri figli, ma anche di 40 minuti. È impensabile avere, cioè, se non so dov'è, cosa fa, che cosa gli accade. L'essere così spaventati genera anche delle distorsioni perché eh, lo vediamo nella scuola, no? lo vediamo nella scuola. Um, io nel libro parlavo di questi esempi. Eh, molti anni in cui, eh, è da molti anni che, in alcune scuole americane, l'intervallo è contact free. L'intervallo contact free vuol dire non ci si può toccare, mm? ma non perché c'era il COVID. Uh, perché ci si può far male quindi è stato bandito il gioco tagmi che è il celai o chiapparello, guardi i ladri no? perché? perché se io ti rincorro e provo a prenderti e ti spingo magari muori no? o ti succede un incidente che ti rovina per tutta la vita uh, capite che mh, muoversi in questo modo è un muoversi spaventati nel, nella realtà volti a prevenire ogni possibile Incidente, attenzione: dobbiamo prevenire tutti i possibili incidenti, dobbiamo stare attenti che questo non ci paralizzi, no? per cui che addirittura il contatto fisico non sia possibile. Ecco allora: l'essere elicotteri vuol dire essere molto preoccupati per quello che succede, controllare, sorvegliare. Il modello più recente è il genitore spazzaneve. Il genitore spazzaneve, anche qua è un'immagine eloquente. Io vado avanti, ti spazzo la strada di modo che il tuo piedino non si bagnerà, il tuo piedino non inciamperà su niente, il tuo piedino non farà nessuna fatica. Un genitore spazzaneve è di solito un po' rivendicativo sugli altri adulti, ce l'avrà su con le insegnanti che eh, fanno la cartella troppo pesante, cosa li facciamo portare dono, tutti questi libri che poi si spezza la schiena, ce l'hanno su con l'allenatore che lo tiene in panchina. E ce l'hanno su con quello che fa teatro che non l'ha valorizzato a sufficienza. Cioè, allora temono eh, la frustrazione che può arrivare al proprio figlio, da alcuni no, da alcuni disagi, da alcune, da alcune esperienze no, che magari sono anche moderatamente spiacevoli, e il loro scopo no, giustificano, no, fanno giustifica, fanno finte giustifiche se ci sono troppi compiti, se ci sono troppi, no, eh, troppe attività. Quindi, in qualche modo, tendono a, a, ad avere l'obiettivo di non fare far fatica. Quindi, di risparmiare ogni tipo di fatica, nel senso, ci penso io, no? proprio ti spiano la strada. Ora, è difficile che noi riusciamo a essere un modello puro. Per cui chioccia, tigre, elicottero, Spazzaneve, è più facile che possiamo essere un mix del peggio dei quattro per cui di volta in volta possiamo avere istanze accudenti, istanze aggressive e imperative, eh, istanze di controllo e, e istanze di iperdifesa. Ma come avevo detto prima, questo errore è essenzialmente non perché sono dei modelli errati, ma perché sono dei modelli. Quindi, noi cerchiamo il modo giusto per essere genitori. Quando forse l'abbiamo già anche visto, no? il modo giusto per essere genitori è eh, essere insieme e guardare, no? guardare con, diciamo, lo spettacolo di quel figlio, guardarlo nella sua unicità no? e allora cercare di capire in questo rapporto che cosa può accadere. Ecco. Grazie dottor, <ride> Grazie, dottor Ballerini. Allora, io sono Isa, eh, lui è mio marito Luca, eh, abbiamo cinque bimbi ancora piccoli, quindi ancora moltissimo da imparare, e, e sbagliamo continuamente. Eh, allora, in questi mesi di pandemia, eh, moltissime famiglie, io mi sento di dire noi per primi, abbiamo sperimentato in modo doloroso due sensazioni: la solitudine e l'inadeguatezza. Alcuni rapporti fondamentali sono venuti meno o sono stati drasticamente ridotti. Pensiamo ai nonni, pensiamo all'oratorio, alla scuola, a, agli amici al di là dei rapporti scolastici. In più siamo stati tantissime ore con i nostri figli, soprattutto durante il primo lockdown e questa convivenza forzata ha fatto emergere anche nuove dinamiche, nuovi disagi. Ci siamo dovuti improvvisare maestri, catechisti, tecnici informatici un po' psicologi anche, no? perché non sapevamo bene come affrontare la situazione. E se crescere un figlio già risultava una sfida molto impegnativa, di fronte alla quale spesso ci sentivamo inadeguati e poco all'altezza, in questi mesi sono emerse nuove lacune, nuovi gap, nuove incapacità. Perciò ammetto che quando ho letto le prime pagine del suo libro, le primissime pagine, ehm, è stato molto incoraggiante. Qui, proprio nella presentazione, lei dice: Si dice che non si è mai pronti, soprattutto con il primo figlio. Ma sarà poi vero? Davvero siamo condannati a compiere errori su errori, senza nemmeno accorgersene? A fare pratica sulla pelle dei nostri figli, rischiando di danneggiarli, quando vorremmo invece favorirli? Davvero siamo così sprovvisti, se non addirittura sprovveduti, come molti pensano? Io non credo affatto. E poi va avanti dicendo che eh, questa insicurezza, queste titubanze non fanno bene né alle mamme e ai papà perché appunto cadono prede dell'ansia per cui non si godono lo spettacolo dei figli che crescono, ma non fanno bene neanche ai figli che invece dovrebbero affrontare la loro vita con coraggio, sicuri di sé, con, quasi con spavalderia. Ecco, può dirci qualche parola su questa attitudine alla speranza, cioè su questa capacità di credere nelle nostre risorse di genitori, magari riscoprendole giorno per giorno, e poi anche di ehm, credere nelle risorse dei nostri figli. Lei usa un'espressione eh, che mh, ho sentito molto nelle mie corde, che è l'arte di arrangiarsi. Eh. eh... L'arte di arrangiarsi, sì. Ehm, io in questi anni ho pensato che una formula dell'amore rispetto ai figli è dire arrangiati. Allora, arrangiati può essere, eh, può essere detto male da un adulto e può significare abbandono. Arrangiati, io non ci sono. Ma può essere quell'arrangiati che significa vai tu, vai avanti tu. Inizia tu, no? Quell'arrangiati è un, um, guarda che, guarda che questa cosa la puoi fare, no? Guarda che questa cosa la puoi fare, poi, no, ci provi, ci sono anch'io, lo facciamo insieme. È pensare il soggetto um, non sempre come debole, perché noi abbiamo un po' questa idea di, uh, un'idea disturbata, secondo me, dell'infanzia che sembra come debole, no? Debole, fragile, il bambino, no? Il bambino parte bene, cioè il bambino, um, il bambino parte bene. Cosa vuol dire che il bambino parte bene? Parte sano. La caratteristica del bambino sano è quella dell'essere da subito, diciamo in questo modo, in presa diretta con l'altro. No? È in presa diretta col pensiero dell'altro. Cioè il bambino non ha nessuna obiezione a considerare che il bene viene eh, ricevuto da un altro, che il bene vie, arriva per mezzo di un altro. No? L'ha imparato fin da neonato, no? ha, ha scoperto che piangendo no? quel bene che è quella, no? quella sostanza calda, dolciastra, eh, un po' densa che, no? che lo fa star bene gli arriverà da un altro. Allora, i bambini: ehm, noi abbiamo l'idea che dobbiamo, ehm, dobbiamo spiegare tutto, ma guardate che i bambini a 5 anni sanno già tutto della vita. Cioè a cinque anni i bambini sanno sanno che esistono i maschi e le femmine, quindi conoscono la differenza sessuale. Eh, conoscono la differenza sessuale con un errore, nel senso pensano che eh, gli uomini si dividono in quelli che hanno un certo organo e quelle che non ce l'hanno. Allora, questo è un errore. Un errore. Più avanti scoprirà che le donne non sono definite da una mancanza. Le donne hanno altro, non è che non hanno quell'organo. Poi purtroppo ci sono anche dei cinquantenni che pensano ancora alla donna come mancante, però è successo qualcosa nel suo sviluppo. No? Però sa che la, la uomo e donna c'è questa differenza e non ha nessun dubbio su questo. Ehm, sa la differenza vivo-morto, la conosce questa differenza. E uso il termine vivo-morto, non vita-morte, cioè non ha l'astrazione, ma il bambino sa. Vivo, animato e presente, morto, inanimato e non più presente. Tra l'altro lo sa senza nessuna angoscia, perché guardate che il bambino non ha l'angoscia della morte se non le facciamo venire noi. Quante volte il bambino può dire, nonna, quando muori no, la, bambina, la tua collana di perle, o oh, nonno, quando muori la tua macchina, poi la prendo io? No? Siamo noi che no? facciamo gli scongiuri. Ma per il bambino no? non c'è nessuna, nessuna angoscia su questo, cioè quella roba bella che è la mia nonna, che a un certo punto non ci sarà più, no? no? Div diventerà anche mia. No? E pensate, il bambino non ha può benissimo essere un, picco teo un piccolo teologo, cioè non ha obiezione all'idea che, ehm, ehm, che il mondo l'abbia fatto qualcuno. No? Cioè il mondo è bello, c'è, è lì, me lo trovo, no? Non, è che, non, si, non si pone probabilmente la questione dell'esistenza di Dio, ma non ha un'obiezione a pensare che sia lì è perché l'avrà fatto duno. No? Per cui in qualche modo è persino un teologo. No? Quindi questa idea di un'infanzia che, che è vuota, che è tutta no, come io, vasi vuoti da riempire, dobbiamo, dobbiamo un pochino demolire. Il bambino pensa, pensa, pensa da subito. Se noi considerassimo gli atti di... Di cui è capace un bambino per propiziarsi gli altri, no? a volte noi lo sgridiamo, no? Ma il bambino piccolo che corre nudo per la sala quando, uh, quando ci sono degli ospiti, che poi dice: diciamo, Vate a vestire, no? In realtà ci sta offrendo la sua nudità senza nessuna malizia. Cioè, la malizia è nostra, no? Offre la nudità, offre il suo corpo, no? No? Magari sgambetta lì davanti a noi. Ehm, sappiamo benissimo come un bambino può, no? può venirci dietro perché desidera qualche cosa, no? e, È finissimo, è fine, fine l'arte del bambino nel saper propiziare il suo adulto. Ehm, per cui a volte rischiamo di pensare che, appunto, siccome è piccolo non pensa, e poi quando è più grande, no? Addirittura poi quando diventa adolescente. No, come li vediamo, divanati, eh, eh, brufolosi, preda degli ormoni, eh, anche i termini che usiamo, l'età della stupidera, cioè è, è abbastanza offensivo. Eh, non sei né carne né pesce. Se qualcuno a me dicesse non sono carne né pesce, no, ma anche un pochettino, cioè cosa dire? Non sono né carne né pesce, no, sono io che sto diventando un giovane uomo, sono che sto diventando una giovane donna. No? Cos'è cos questa cosa? Per cui sembra che facciamo fatica a, a capire che abbiano già le loro risorse. Tra l'altro, o il detto evangelico se non ritornerete come bambini è una roba romantica, e allora la prendiamo come un romanticismo poetico, e vabbè, il bambino, il bambino, no? Eh, ci fa aprire anche il portafoglio quando è Natale, con le Ollus, no? oppure è una cosa seria. No? Allora, se non ritornerete come bambini non vuol dire che è un infantilismo di ritorno, ma vuol dire se noi cioè, L'invito è a tornare non come bambini, ma come pensano i bambini. E come pensano i bambini, i bambini pensano che il bene mi arriva per mezzo di un altro. No? E un bambino che sta bene, non ha obiezione a questo. Io, no, mi piace raccontarvi questo esempio: che eh, passeggiavo per la, eh, per la spiaggia, un bambino avrà avuto quattro anni. Mi ha preso la mano, probabilmente la sua altezza vista, i miei box e le righe blu erano molto simili a quelli del suo papà. Mi ha guardato, eh, io l'ho guardato, mi ha fatto un po' il musino come no? che stesse per iniziare a piangere eh, e io gli ho detto, guarda, non sono il tuo papà, hm? però sono un papà anch'io hm? e, e ti aiuto a cercarlo. Allora, questo bambino... No? Si è rasserenato ed è venuto con me a cercare il suo papà. Poi noi sappiamo che di questa ingenuità del bambino qualche cattivo se ne può approfittare. Ma è la cattiveria dell'adulto che se ne approfitta. Cioè, questo bambino non ha avuto nessuna obiezione a pensare che no, c'era un adulto che gli poteva dare una mano a uscire dalla sua situazione. Allora, tutte queste sono, ehm, sono proprio risorse, risorse importanti. Eh, cui i nostri figli possono attingere. E anche la domanda che parlava della solitudine, allora, uh, la solitudine, prima di essere reale, è una solitudine del pensiero, è una solitudine percepita, è un sentirsi soli, che vuol dire non sentirsi in compagnia, che vuol dire non, 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 non pensare di avere altri alleati. Um, il mio invito è quello di non essere genitori gelosi. Chi sono i genitori gelosi? Sono quelli che pensano che devono fare tutto loro. No? Cioè facciamo tutto noi, facciamo tutto noi. Quindi per quello devo cercare il modello migliore. Alla fine dovrò essere una specie di Superman o Wonder Woman che risolverà tutte le questioni di mio figlio. E, caspita se è una solitudine questa. Ma questa è una solitudine innanzitutto del pensiero, della posizione del cuore, della posizione de de della mente. Um, non essere non, non sentirsi soli vuol dire um, ad esempio permettere che i nostri figli possano avere altri padri e altre madri so che a volte può essere, no, può essere complesso questo no? a volte ci può anche no, persino, ci, ci, può ci può ingelosire hm? ma noi lo sappiamo perché siamo cresciuti che se ci è andata bene a chi di noi è andata bene, è successo almeno una volta di fare esperienza, di aver fatto esperienza con un adulto che si è sentito più padre e madre del proprio padre e della propria madre. No? Se ci è andata bene, abbiamo fatto esperienza di altri adulti con cui no, noi abbiamo detto caspita, ma tu mi apri, mi apri il cuore, con te si può parlare, con te posso respirare, mi, mi hai dato una visione nuova. No? Allora... Um, un modo per non sentirsi soli è favorire questo, favorire che i nostri figli trovino altri padri e altre madri per il mondo. Per cui non saremo soli perché non vogliamo essere soli, perché abbiamo bisogno di alleati. No? Esempio, quando parliamo di alleanza educativa, cioè la scuola è un potentissimo alleato, gli insegnanti, no? i insegnanti, presidi, i docenti, i maestri, le maestre, cioè sono pensate a quanti alleati possiamo avere gli educatori, gli allenatori i catechisti, il parroco, gli amici di famiglia no? allora sono, sono tutti i nostri alleati il, forse il passaggio che ci aiuterebbe è quello che eh, se i figli sono nostri nel senso li abbiamo, li abbiamo procreati posso poi lo riprenderemo anche dopo magari Uh, ossia, se siamo genitori biologici, uh, ci conviene fare un passo in più, ci conviene percepirci, pensarci anche come genitori adottivi. Qual è il vantaggio dei genitori adottivi? Il vantaggio dei genitori adottivi è che non cascano nel tranello del sangue del mio sangue e carne della mia carne. Non cascano in questo tranello del so solo io qual è il tuo bene, lo guarda ti ho. No, uh, c'è una frase che mi diceva mia mamma che mi faceva una paura tremenda che mi diceva come ti ho fatto ti disfo no? che è tremendo perché mi sembrava no? poi la mia zia faceva le sciarpe e mi dava l'idea che a un certo punto qualcuno potesse tirare il filo e, e come la sciarpa no? Cioè, non, ma no, no non t'ho fatto io e non ti disfo no? eh, o meglio t'ho fatto io ma, no? ma, ma, ma non sono solo io allora percepirsi come genitori adottivi anche quindi un figlio va adottato, non basta che noi lo facciamo. No? Adottare il proprio figlio vuol dire riconoscere lo statuto di figlio e pensare che è, è altro da me. Non è un mio pezzo, non è una mia emanazione. Ma se vogliamo davvero no, eh, fare ancora il passo che manca? È che se noi ci potessimo considerare contemporaneamente genitori affidatari, mh, la soluzione sarebbe lì, perché il genitore affidatario, che caratteristica ha il genitore affidatario quando, quando un affido va bene, a volte non è come lo pensiamo noi, un affido va bene quando mamma e papà sono in difficoltà, hanno bisogno di recuperare, devono curare il corpo, devono curare l'anima, devono rimettersi in piedi, per cui noi ti accogliamo temporaneamente, intanto che il tuo papà e la tua mamma si, no, si rafforzano. E mi viene da dire l'affido che va bene è quello che poi io te li restituisco, no? Li restituisco a questo papà e a questa mamma che nel frattempo che noi ci si siamo presi cura di te si sono ristabiliti. Poi, no, poi a volte succede che invece resta in casa ed è bellissimo, ma capite che il genitore affidatario è quello che pensa di averlo temporaneamente, cioè non ce l'avrò per tutta la vita, non è una roba mia, non è, cioè devo restituirla. Cioè la prendo, la custodisco, la faccio crescere e poi la restituisco. Allora, se noi riuscissimo a guardare la grandezza e le risorse che i bambini e i ragazzi hanno già, proprio per il loro modo di pensare così eh, aperto all'apporto che arriva dall'altro, e se noi stessi non pensassimo di dover fare tutto noi, quindi no, solo genitori biologici, ma pensassimo anche di essere... Adottivi, quindi che non sono pezzi di no, nostre emanazioni, e affidatari, che li, li custodiamo temporaneamente prima di lanciarli nel mondo e, e restituirli no, all'universo all degli altri rapporti, eh, questa percezione di solitudine e anche questa difficoltà inciampo eh, probabilmente sarebbe minore o forse non ci sarebbe del tutto. Non nego che mi batte il cuore a mille come file, figlia di una famiglia affidataria, oh, <ride> per cui ha colpito cosa. nel segno. <ride> e ricordo questa. Eh, quando avevo 15 anni, avevo ascoltato questa psicologa che si occupava di affido, che diceva: I figli sono figli della vita, per cui, insomma, le sue parole davvero mi risuonano tantissimo nel cuore, oltre che nella mente, anzi, soprattutto nel cuore. Cerco però ora di dare voce alla domanda di Alessandra, è una cara amica, eh, moglie e mamma di tre bimbi. Alessandra fa l'insegnante e formatrice in università e chiede, uno degli atteggiamenti che vedo spesso nei miei figli e nei miei alunni più piccoli e grandi, ho a che fare con persone dai 6 ai 30 anni, è la fatica di assumersi anche le più piccole responsabilità davanti agli errori e ai fallimenti. Come possiamo da genitori educare i nostri figli a far sì che anche gli sbagli e i fallimenti non diventino un macigno per la costruzione dell'autostima, ma una risorsa per la loro crescita e come aiutarli ad ammettere uno sbaglio e ad accettarne le conseguenze. Beh, già ci aiuterebbe distinguere, fare una distinzione tra insuccesso e fallimento. Perché a volte su questa distinzione scivoliamo dall'insuccesso l'insuccesso si giudica cioè l'insuccesso è qualcosa che non è andato come volevamo come desideravamo come speravamo eh, lo si giudica ci si corregge e si riparte trasformare un insuccesso in un fallimento è eh, trasformarlo in qualcosa in cui restiamo, sotto cui siamo schiacciati cioè il fallimento annichilisce Um, per cui dobbiamo... Quanti bambini e ragazzi vedo che già sono incastrati in, questa, in, in questo errore? No? Um, un brutto voto che genera delle crisi no? pazzesche, uh, un disegno che non viene, che viene stracciato, uh, un gol che, che non riesco a fare, boom, pugni sull'armadietto che no? li, li ammacco. No? Quella che chiamiamo bassa resistenza alle frustrazioni, no? È, no? È, la, è, è questo passaggio, che, no? è la mancanza di questo passaggio che, che è tra l'altro pericoloso, perché non fa cedere all'idea della correggibilità. No? Cioè, l'idea della correggibilità, cui noi adulti siamo estremamente refrattari, perché la chiediamo ai ragazzi, ma noi, l'adulto che pensi di potersi correggere è davvero una rarità. L'idea della correggibilità è proprio quello che ti permette di trasformare l'insuccesso anche in un'occasione. Eh, ma se loro sono molto preoccupati dei loro insuccessi, la domanda che a me viene da fare è, ma noi come trattiamo i loro insuccessi? Perché eh, io ravviso che queste generazioni di oggi sono, sono le generazioni che vivono la maggior pressione della storia sulle loro performance. Cioè devono essere bravi, devono essere sempre bravi, devono riuscire sempre, devono dare il meglio. Quando sento certi genitori che mi dicono no, ma lui deve dare il la, la frase tipica è non mi importa il risultato, che non è vero. Non mi importa il risultato, ma deve dare il massimo. Che a me viene l'angoscia, perché mi viene da dire ma lei dà sempre il massimo, questa idea che devo dare sempre, ma no. Cioè a scuola, bene in tutto. Cioè, il bello del nostro sistema scolastico è che abbiamo scienze, abbiamo fisica, abbiamo italiano, avremo latino, filosofia. Posso ammettere che a me latino non piace tanto, per cui arriverò a un livello di galleggiamento, un pochettino, magari arrivo anche al sette, ma magari poi c'è nove in matematica perché mi ci dedico di più. No, de no devono essere no, bu buoni tutti. Eh, eh, mi raccontava un ragazzo l'altro giorno che. Eh, mh, suo papà quando lo portava, alla, lo accompagnava alla partita la domenica, quando tornavano indietro era tutta la telecronaca della sua partita no? eh, con le correzioni di quando non ha fatto gol e ci ha cioè, messo poca grinta, sei stato poco cattivo e, qua. e lui mi diceva ma mio papà ma perché non gli può bastare che... Io mi diverta. Lui dice: Ma a me non interessa neanche fare gol sempre, no? cioè, ma, ma io ci sto bene, sto bene con il mio allenatore, mi piace giocare con i miei amici. Poi negli spogliatoi facciamo casino. No? Allora, anche qua, trasformare no, la partita nell'occasione di emergere, di avere successo, di fare gol, che poi non è essere più bravo, diventa il più bravo, e poi diventa il più bravo di tutti, diventa un superlativo assoluto ed è una pressione pazzesca, questa. Allora, Um, come trattiamo i loro successi come trattiamo le loro fatiche ma poi come trattiamo i nostri insuccessi perché anche questo um, um, quante volte siamo ingombranti ingombranti cioè siamo quelli che sanno tutto non sbagliano mai niente gli va sempre tutto bene nella vita a volte vedere anche che il mio papà no, qualcosa non gli va bene a volte vedere anche che no, che mh, L'altro la giorno una mamma mi diceva sto facendo una fatica tremenda a, far, a non fargli vedere come sono affaticata dalla situazione del Covid. E gli ho detto, ma perché non deve farli vedere? Perché non deve farli vedere? Deve avere un'idea di una mamma, no? Cioè vedere la mia mamma che si è affaticata, no? Poi vedrò come la mia mamma reagisce su questa fatica, vedrò come tratta questa fatica. No? Um, Ora, io ho coniato questo slogan recentemente, si educa quando non si educa. Cosa vuol dire che si educa quando non si educa? Quando noi ci mettiamo, attiviamo la modalità educativa, tipo education on, no? diventiamo noiosissimi, partiamo con i pistolotti, diciamo cose che loro sanno già, basta che apriamo bocca, loro potrebbero ripetercele. Se sono un po' più grandi, c'è cioè, a dire ancora, no? Noi educhiamo quando non educhiamo, cioè l'educazione è testimoniale. Allora, io educo, che cos'è educativo? È come io tratto il mio lavoro. Perché è inutile che gli dico devi essere serio con la scuola quando poi io eh, no, tratto il mio lavoro con disprezzo come una condanna. Allora, eh, com è come tratto il mio lavoro, come tratto il mio compagno, la mia compagna, il mio sposo, la mia sposa, come tratto i miei amici, come tratto i soldi, come tratto le passioni, come tratto il mio tempo libero. Capite che no, eh, anche come tratto i miei errori, anche come tratto i miei insuccessi, anche come tratto la mia fatica. Per cui eh, anche qua non dobbiamo essere sempre no, mostrarci integermi perfetti. No, ma anche, anche far vedere che a volte anche a noi le cose non vanno bene, ma no, le cose possono non andare come vogliamo, ma non rompiamo un armadietto, hm? ci mettiamo insieme, cerchiamo di capire cosa non è andato, proviamo a correggerci, troviamo un'altra strada, allora sì, che questa è una, è una testimonianza educativa. L'ultima cosa che vorrei dire è stiamo attenti però a non fare apologia della fatica, perché a volte io trovo l'apologia della fatica, cioè. Mm, o una, un, un, una frase melanconica, eh, tendenzialmente depressa e depressiva, eh, la vita è una fatica, è bene che lo scopra subito e mi venga a dire, ma poveretto, no? ma se davvero pensi che la vita sia una fatica, cerca di aiutarlo un po'. No? Cioè devi, è già una fatica, devi metterci tu il, il, no? il, il carico sopra. No? Ma, eh, ma a volte quest'idea che la fatica sia educativa. Allora, Uh, L'apologia della fatica non, non ha nessuna presa sui ragazzi perché hanno ragione. Solo un masochista vuole far fatica. Uno che sta bene non vuole far fatica per niente. L'occhio è sulla meta, non sulla fatica. Prova ne è che io posso tranquillamente alzarmi alle 5 per andare a sciare con i miei amici e non sarà nessuna fatica. Sarà disagevole, ma non è faticoso, ma per alzarmi alle 7.20 per rappresentarmi a scuola può essere una fatica tremenda. Qual è la differenza? È che l'occhio è tutto sulla meta. No? Cioè se io ho l'idea che devo arrivare lì, se ho l'idea che devo andare a sciare con i miei amici, ma caspita, ma questa fatica la affronto con una baldanza diversa. Allora, non dobbiamo stare attenti, allora non dobbiamo cadere nella tentazione di togliere le fatiche. Sarebbe non solo illuderli, ma ingannarli. Cioè, una vita senza fatica è un inganno, non è vero. Ma capite che l'obiettivo non è educarli a fare fatica, ma educarli ad avere delle mete così interessanti, degli obiettivi così belli, delle prospettive così affascinanti, che uno quella fatica la fa, ma la fa anche volentieri. E come si dice, ne vale la spesa, ne vale la spesa di quella fatica lì. Allora. Quando li vediamo così preoccupati di fare fatica, mi viene da dire eh, piuttosto che lavorare solo su questo, aiutiamoli a identificare delle, delle occasioni che possano creare uno slancio dinamico che li, fa, no, che, li, che li fa alzare anche alle 5, li fa fare una cosa anche se sono lì stanchi morti. Grazie. Adesso invece le rivolgiamo a una domanda che ci è arrivata da Federica. Federica è una nostra amica, mamma di tre bimbe, anche loro piccoline, che ci chiede come si fa ad accompagnare i nostri figli nella realtà, nel mondo, senza sostituirci a loro e alle loro scelte, lasciando loro lo spazio anche di sbagliare? Insomma, come si fa a camminare a loro fianco e non davanti? Come si fa a non togliere loro la fatica? a proposito di fatica <ride> perché distinto mi viene in mente un po' il genitore spazzaneve ci verrebbe da farcene carico noi pur di proteggerli come è possibile insegnar loro appunto a a volte semplicemente guardare la fatica oppure mh, aiutarlo a superarla certo. eh, allora, una domanda interessante questa mm. allora i nostri libri allora noi diciamo che i nostri figli sono liberi i nostri figli sono liberi di fare quello che abbiamo deciso su questo sono liberissimi cioè se loro fanno quello che noi abbiamo deciso non abbiamo nessun problema lasciarli liberi cosa accade che quando crescono può darsi che ci sia un po una discrepanza tra quello che noi abbiamo deciso e quello che poi loro no, desiderano vogliono fare allora questa è l'occasione per affrontare la questione delle aspettative, delle aspettative come genitore. Io credo che sarebbe una bella differenza eh, distinguere il desiderio da un'aspettativa. Il desiderio ha la caratteristica che, allora, il desiderio viene da fuori, cioè il desiderio è sempre suscitato da un altro, cioè il desiderio non, 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 non mi nasce da solo, il desiderio è sollecitato da qualcos'altro. Allora il desiderio viene suscitato da un altro, si compone insieme all'altro, tiene conto del volere dell'altro. L'aspettativa invece me la genero io, me la autogenero, la proietto sull'altro. Mi viene da dire che se il desiderio si modella sull'altro, l'aspettativa lo vuole modellare, lo vuole trasformare. Cos'è l'aspettativa di un genitore sul figlio? È quella... È una X. Lo voglio X. O la voglio X. Poi su questa X ogni genitore ha una fantasia esterminata e ci può mettere qualsiasi aggettivo. La voglio sportivo, eh, timido, eh, sciupafemmine, eh, leader, carismatico, remissivo, intellettuale. no? Cioè no, quella X può essere occupata da, da, da infiniti no? e svariati eh, aggettivi. Allora, il problema dell'aspettativa è che, prima dicevamo di non perderci lo spettacolo, per non perdere uno spettacolo dobbiamo guardare quello che c'è, non guardare quello che abbiamo in testa noi. No? È uno sguardo di verginità sui nostri figli. Lo sguardo di verginità vuol dire no, guardarli, guardarli per come sono e non per, co abbiamo, per come abbiamo deciso che devono essere. No? Ehm, perché se no, noi ci perdiamo. Um, No, vi faccio questo esempio recentissimo. Eh, parlavo con questi genitori molto preoccupati perché eh, un figlio, un giovane figlio, è attratto dal lusso. È attratto dal lusso. Eh, gli piacciono le cose costose, eh, per cui sono molto preoccupati e stanno continuamente... Eh, Beh, gli fanno tutto il discorso, non è il, il, il valore dell'uomo, non è nei soldi che ha, il valore dell'uomo non è nel, nei vestiti che mette, il valore di una famiglia non è nella casa che abita, no? Che, che sono cose giuste, no? Che sono cose giuste, ma, ma io mi sono chiesto, ma perché? No? Perché non avete considerato che c'è un, un ragazzo... Poi parlando con loro, che c'è un ragazzo che ha sviluppato un, un occhio anche particolare, cioè vede il bello. No? Poi scopriamo che del lusso a lui piace, parlandogli, la manifattura. Gli piacciono gli oggetti belli, gli piace come sono costruiti, gli piace... Allora mi sono detto, ma piuttosto che... No, Prendere subito la direzione adesso qua mi diventerà un possibile delinquente che vorrà fare soldi pull davvero una cintura di Gucci, no? eh, pensiero che, che, che li ha fatti saltare, no? ma, ma perché non pensare che potrà diventare un designer? No? Perché non pensare che sarà uno che potrebbe sviluppare no? il, il gusto, il gusto del bello? No? Allora magari lo possiamo aiutare a passare da quello che magari può essere lusso in un certo senso. Quindi di puro possesso, a un lusso che è no, la, anche la, la bellezza dei materiali di un oggetto. No? Ehm, è uno sguardo diverso su questo ragazzo. No? Ehm, guardate che il nostro sguardo fa tantissimo: no? fa tantissimo. Quindi, che cosa possiamo, no, che cosa possiamo fare? Anche quando. Accade qualcosa che non ci piace dei nostri figli? Eh? Dobbiamo capirlo bene, dobbiamo valutarlo bene. No? Perché io ho presente la faccia di quel ragazzo, sono tanti diversi, ma l'espressione è la stessa, no? che, che si siede e mi dice, al mio papà non piace niente di me. Dico, oh, cosa vuol dire? Non gli piace come mi pettino. Poi io lo guardo, sì, magari c'è una pettinatura un po' ardita, ma ma niente di particolarmente clamoroso peraltro stava anche bene mi sono detto ma cosa vorrà? l'avrà pettinato come un marines okay? no? come 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 pettinato che ti ha se fatto non gli piace come mi pettino non gli piace che vado male a scuola gli ho detto beh questo però ascolta non possiamo chiedergli che, che gli vada bene anche, anche perché poi perché dovresti andare male non gli piacciono gli amici che frequento non gli piace la musica che ascolto non gli, non gli piace come mi vesto um, non gli piace come cammino, dico come cammini. Eh sì, perché io guardo i piedi e lui mi dà un coppino e mi dice tiro sulla testa. No? E io mi dico: Ma come si fa a crescere con un papà che sistematicamente eh, disprezza quello che sei? No? Ogni, ogni, ogni. Non gli piace la musica che ascolta, non gli piacciono i film che vede, non gli piace. Guardate che eh, anche i più rebel entrano in crisi se non ci piacciono. Cioè, i figli hanno il desiderio di piacerci, anche i più ribelli. No? Allora, non dico che dobbiamo per forza farci piacere tutto, ma è possibile che davvero non c'è niente che piace di quel ragazzo lì. Perché io mi sono fatto davvero quest'idea che eh, è un detto, io non lo non, non so dirlo in dialetto, ma c'è in diverse parti d'Italia, ed è, pidocchi fanno pidocchi. Eh, cosa vuol dire? Che le macerie fanno macerie. Con un ragazzo o con un bambino si costruisce solo dai successi, non si costruisce dagli insuccessi. Allora, in ogni situazione di difficoltà dobbiamo trovare un punto di ripartenza, un punto. Ma quel punto di ripartenza può essere anche diverso da quello che ho in testa io. Quel punto di partenza può darsi che non sia che mi chieda di fare un corso supplementare di inglese alla British School perché così farà il first certificate of English. Perché magari quello succederà in un altro momento. Il punto di partenza può essere che mi chieda di andare a una gita, che mi chiede di, di andare a fare un'attività, che, che gli viene voglia di stare con qualcuno, che gli viene un desiderio da coltivare, che ha individuato qualcuno con cui stare bene, no? allora che, che magari andare a giocare o andare a giocare a calcio. Allora, individuare quello che è il punto di ripartenza è proprio questo, questo sguardo vergine che eh, guarda la grandezza che è, riconosce gli eventuali errori che ci sono, mh? ma non si scandalizza per gli errori e non ha l'idea che deve per forza modellarti come forse un pezzo di pongo, mh? ma eh, partiamo, da quello che, no? partiamo da, dal buono che c'è e su quello costruiamo. Quindi eh, mi viene da dire, la, il nostro scopo è proprio quello di aiutarli a diventare, eh, a diventare dei soggetti più solidi, a diventare dei soggetti. Io ho coniato questo termine autonomi. Soggetti autonomi. Io so che a qualche orecchio l'idea che mio figlio sia autonomo non piace, ma quello che noi dobbiamo desiderare è che diventi autonomo. Qual è il soggetto autonomo? Un soggetto autonomo è un soggetto che dice io, io. Io so, io penso, io giudico, io valuto, io sbaglio, io mi correggo. No? Un soggetto solido che dice io è quello che non ha bisogno di avere capi nella vita. Non ha sempre bisogno di avere un capo che gli dice cosa fare, che cosa votare, che cosa dire, come comportarsi. No? Eh, è uno che sa riconoscere se l'altro è affidabile, è, è uno che non casca nelle fake news. Un soggetto autonomo, solido, è un soggetto che ha spirito critico. Ma il nostro obiettivo è che il nostro figlio, che sia autonome, non sia indipendente. Cosa vuol dire? Che si sperimenti sempre dipendente da un altro perché. C'è la dipendenza che a noi fa paura, che è quella dell'alienazione. Ma un soggetto autonomo non è un soggetto, non si farà alienare. Un soggetto autonomo che è un soggetto che giudica sempre lui in prima persona la sua vita e lo può fare anche quando è bambino. Guardate che il fatto che la prima confessione la si faccia a nove anni, anche qua, o la prima confessione è una... o è pedagogico cioè non è mica tanto vera quella confessione lì, ma lo aiutiamo a quando diventa, sarà grande finalmente farà la vera confessione. Quindi o pensiamo che è pedagogico o pensate che è pazzesco, cioè la Chiesa riconosce la maggiore età a nove anni, non aspetta i 18 anni. Cioè riconosce che un bambino di nove anni possa giudicare i suoi errori, anzi giudicare la sua vita, riconoscere che ci sono degli errori, chiedere perdono per questi errori e decidere di correggerli. Ragazzi, ma cioè, considero maturo un bambino di nove anni eh? ed è così, non, non, non è in senso pedagogico. Allora, il nostro obiettivo è quello di renderli autonomi, quindi dei soggetti che sono solidi e nella vita eh, giudicano loro quello che accade, ma dipendenti. Quella buona dipendenza dall'altro che fa sì che non diventino presuntuosi. Perché se no diventeranno dei presuntuosi, se no diventeranno arroganti, se no diventeranno manipolatori. No? Dipendenti vuol dire che io so che il bene lo compongo insieme a un altro, che il bene mi arriva per mezzo di un altro, quindi che non è che devo fare tutto io e che il mio bene non può essere disgiunto dal tuo. Allora pensate, che razza di soggetto! Un soggetto autonomo che sa dire io, che so stare nelle circostanze ma che non sarà mai arrogante e manipolatore, che sa stare con gli altri, che sa che il suo bene è il bene degli altri e reciprocamente. Allora, così non avremo paura della loro libertà e neanche degli errori che possono fare, che la libertà contempla. Grazie. E... Un soggetto erede, insomma. L'ultima domanda è un po' è una richiesta da parte di una cara coppia di, di genitori che ha letto il suo libro ed è rimasta colpita dal capitolo del figlio come erede. Lei fa una distinzione fra generare e procreare, a cui prima accennava: il figlio è un erede e non solo di beni materiali, quindi non solo la libreria, ma il piacere di leggere il desiderio, le passioni, eh, ci racconta questa bellissima immagine e anche il concetto di eredità a babbo vivo anziché a babbo morto. Sì, grazie perché ci tengo tantissimo, nel senso che noi con un figlio siamo sempre davanti a un bivio, abbiamo due corni della questione. O lo trattiamo come soggetto, quindi quello che dicevo prima, che vuol dire libero, pensante ed erede. O lo trattiamo come qualcuno da plasmare sottomettendolo a comandi. Cioè, non, non abbiamo altra strada. Eh? Non, non abbiamo altra strada. Um, chi è l'erede? L'erede è quello che è entra in legittimo possesso di un capitale. Entra in legittimo possesso di un capitale. L'eredità di un figlio però inizia da subito. Io devo a Giacomo Conte, che è il mio maestro analista e maestro. È suo il concetto di eredità, babbo vivo. Non c'è bisogno che io muoia, cioè non, non devo aspettare che il mio papà e la mia mamma muoiano per ereditare da loro. L'eredità inizia da subito e l'eredità non è innanzitutto dei beni materiali, è anche di quella. Ma l'eredità, no? l'esempio era: non eredito tanto solo la libreria della mia mamma eredito il piacere di leggere non eredito la macchina del mio papà solo eredito il piacere del viaggio il piacere della scoperta il piacere della no, la curiosità no? non, non eredito solo i soldi che lui e loro hanno guadagnato ma eredito il gusto del lavoro con cui li hanno guadagnati allora le, capite che l'eredità inizia da subito e ma noi che cosa possiamo trasmettere in eredità? Noi possiamo trasmettere in eredità solo ciò che possediamo. Cioè, a me piacerebbe lasciare in eredità ai miei figli l'appartamento del vicino, ma intendo dire, non mi è proprio possibile. L'unica cosa che posso lasciare in eredità è quello che io possiedo. E di nuovo, che cosa possediamo? Possediamo i beni materiali, ma possediamo il nostro modo di trattare la realtà e torniamo, no? Che cosa trasmettiamo in eredità? Il trattamento che facciamo della realtà, il trattamento che facciamo della vita. Quindi eh, e torniamo all'educazione come, eh, come testimoniale. Um, però davvero la questione è eh, o i nostri sono figli eredi o se no saranno sempre sottoposti. No? Sottoposti a un regime di comando dove gli chiederemo un'obbedienza cieca e incondizionata. Perché guardate che non c'è niente di cieco e incondizionato. L'eredità, l'istituto dell'eredità, contempla che l'eredità possa essere rifiutata legalmente. Cioè, se io ereditassi da mio papà 500.000 euro di debiti, la cosa che mi conviene fare è, appena muore, andare da un notaio e rifiutare quell'eredità. Perché si ereditano anche i debiti, si ereditano. Allora, l'eredità non è qualcosa che io prendo a scatola chiusa, è giusto che ci guardino. Ora, forse qualcuno avrà sentito questo esempio, che lo, era fatto sulla tradizione, ma va bene anche sull'eredità o anche la tradizione che si eredita, che no, la tradizione, l'eredità è uno zaino che i figli hanno pieno di, no? pieno della tradizione, del, de, di quello che ci abbiamo messo noi, è diritto del figlio aprire lo zaino e iniziare a guardarci dentro e dire questo sì, questo no, questo sì, questo no. Capite, non è un comando, non è a scatola chiusa. No? Ehm, ho incontrato qualche anno fa, per me è stata un'esperienza pazzesca, questo padre, raramente ho trovato un, un ateo così radicale e per me affascinante. Cioè, un vero ateo, non quello sì, vabbè, Dio non esiste, vabbè, ma adesso quelli cioè, dice da, da, da rotocalco. Un vero ateo, formato a una scuola di ateismo, tutta la sua famiglia, ma ragionevolmente ateo, filosoficamente ateo. Cioè, uno che cioè, devo dire mi dava delle ragioni, disperato, era disperato no? perché suo figlio aveva iniziato ad andare a messa. No? Disperato. E la sua domanda era: che cosa ho sbagliato? Che cosa ho sbagliato nella mia educazione? No? Che cosa ho sbagliato? No? Allora, quello che lui aveva, ciò di cui aveva riempito lo zaino, questo figlio l'ha tirato fuori e ha iniziato a dire: guarda, questo no? non mi convince, questo non mi convince, no? Cerco qualcos'altro. L'avrete sentita? Qualche, no, girava qualche tempo fa, ma è bellissima la frase di Goethe: ciò che è ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo. Ciò che è ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo vuol dire che noi non trasmettiamo per osmosi, no? Eh, guardate, che può essere anche il contrario del. del no? Il padre ato poteva essere un padre cattolicissimo, no? Ma come? Non va più a messa e io che lo. Con tutta l'educazione che le abbiamo trasmesso. Allora, è la bellezza di questa, di questa libertà. La bellezza di questa libertà, con cui a volte facciamo i conti dolorosamente, è che l'altro non è un pezzo, ripongo, che io plasmo. Per cui, non è che se io no, l'ho modellato così, andrà così. Questo, no, tutto questo che noi gli abbiamo dato deve essere valutato da lui credibile, interessante, affascinante per sé. E allora se lo è per sé, poi lo, lo prenderà. Se non lo è per sé, lo rifiuterà. Ma anche qua noi, no? piuttosto che disperare, che cosa possiamo fare? Se siamo certi che questa è la strada giusta, l'unica cosa che possiamo fare è continuare a documentare la vera per noi. Continuare a documentare la vera per noi, nell'attesa che o guardando noi o guardando qualcun altro se ne convichi anche lui e poi farà la sua strada. No? Allora capite che, è proprio questa bella idea di avere, di, di avere un figlio che non è eh, né eh, oggetto di comando e neppure di, di, di manipolazione. Eh. Ma è questo soggetto cui io posso eh, lasciare in eredità tutto ciò in cui ho creduto, mh, affidandolo nelle sue mani, no? chiedendogli di riconsiderarlo, perché guardate, che, che faccia quello che vogliamo noi, perché lo vogliamo noi, a parte il fatto che dopo un po' non tiene. Ma, 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 ma che cosa ci interessa? No? Ci interessa che aderisca lui pienamente a ciò che crede nella sua vita. No? Quindi eh, aiutarlo in questo farà sì che poi sarà davvero uno spettacolo vederlo crescere, anche se magari non sarà proprio sempre nella direzione che, eh, che volevamo noi. Allora, per lasciarvi, vorrei leggervi, se mi permettete, questo passaggio che ho messo nel libro: è una citazione di Peghi. Cioè spieghi nei misteri, um, questo è un passaggio del mistero dei Santi Innocenti, io l'ho trovato fenomenale e ve lo leggo. Chiedete a un padre se il miglior momento non è quando i suoi figli cominciano ad amarlo come uomini, lui stesso come un uomo, liberamente, gratuitamente. Chiedetelo a un padre i cui figli stanno crescendo. Chiedete a un padre se non ci sia un'ora segreta, un momento segreto, e se non sia quando i suoi figli cominciano a diventare uomini liberi e lui stesso trattato come un uomo libero, lo amano come uomo libero. Chiedetelo a un padre cui figli stiano crescendo. Chiedete a quel padre se non ci sia una elezione fra tutte. E se non sia quando la sottomissione precisamente cessa e quando i suoi figli divenuti uomini lo amano, lo trattano per così dire da conoscitori, da uomo a uomo liberamente, gratuitamente, lo stimano così. Allora, io lo trovo davvero una, un augurio che io faccio a me come padre e, e ai genitori che incontro. No? Pensate, chioccia, tigre, elicottero, spazio neve, di una cosa hanno paura. Hanno paura della crescita, hanno paura dell'autonomia hanno paura che diventino soggetti, hanno paura che, ma anche nel bene, che sbaglino, che si facciano male, che, che, che venga fatto loro del male, ma sono spaventati. No? Mentre invece no, il momento migliore è quando comincia ad amarlo come uomo, no? libero. L'ora segreta è il momento segreto, è quando i figli cominciano a diventare uomini, mi, mi viene da dire, altro che avere paura di quel momento. Cioè, è proprio l'ora segreta. E pensate che finezza quando usa il termine l'elezione fra tutte, ed è quando la sottomissione cessa e i suoi figli lo trattano da conoscitori. Ho pensato cosa vuol dire da conoscitori? Lui dice da uomo a uomo: vuol dire che io sono tuo padre, ma prima di essere tuo padre sono uomo come te. Ho le stesse esigenze. Il fatto che tu sei più giovane di me non mi dà nessun diritto su di te. Non, noi, guardate che noi genitori abbiamo solo un merito, che non è nostro merito, che siamo nati prima e, e non è neanche di peso da noi. No? Essere nati prima ci attrezza di aver visto più cose, di aver già passato per certe strade, di aver battuto certi errori, di, di esserci già corretti. Allora, tutto questo è ciò che noi mettiamo a disposizione dei nostri figli perché... Perché magari qua sì gli risparmiamo certe cose e, e il nostro conoscere di più la vita gli aiuta a diventare grandi, ma alla fine, no? alla fine noi siamo uomini nello stesso modo. Il desiderio, il desiderio del cuore di un bambino di 5 anni, di un ragazzo di 17 o di un anziano di 90 è lo stesso identico: è identico non, non, e non cambia. Quando parlo dei, no, mi parlano degli adolescenti di oggi, io dico, guardate che i ragazzi di oggi sono uguali ai ragazzi fenici, uguali, uguali. Non avevano internet, non avevano Whatsapp, non avevano Fortnite, avranno avuto altre cose, ma perché sono uguali? Perché avevano lo stesso cuore, avevano gli stessi desideri. Allora, invece che temere il momento in cui la sottomissione cessa, cosa vuol dire la sottomissione cessa? Che non funziona più, lo fai perché te lo dico io. A un certo punto non funzionerà più, eh? Per un po' funziona, poi a un certo punto, no, perché, perché? Perché te lo dico io, no, no, non funzionerà più. Ma a quel punto no, no, speriamo che abbiamo lavorato per cui no, questa sottomissione cessa ed è divena, divenuto finalmente uomo. E allora pienamente uomo, giudizio critico, eh, percependosi sempre dentro la comunità, dentro la società de, degli altri uomini... Eh, Speriamo che si sia attivato a costruire il bene suo, mai disgiunto dal bene degli altri e quindi inserito dentro un'idea di bene comune, che in questo momento sembra davvero mancare tanto. Io mi fermerei qua. Non c'è un audio? Vedete questa? Ecco, questa è la copertina del libro. Eh, è la copertina del libro che ha dato il titolo, ha dato il titolo a, a questa mh, straordinaria serata. Eh, un, un libro che, come dall'ultima frase, ha da dirci veramente tanto. Eh, Grazie al, al dottor Ballerini per la sua presenza così coinvolgente, ma soprattutto piena di, di, di vissuto. Eh, eh, straordinaria veramente. E grazie a tutti coloro che hanno seguito il collegamento, sempre tanti, veramente tanti, e che già mandavano commenti, insomma, eh, belli, bei commenti. E un grazie ancora a chi si è coinvolto nella preparazione di questo, di questo momento. In particolare mi pare sia emerso eh, che come l'unica possibilità per stare eh, con serietà davanti ai nostri figli e ai nostri giovani è quella di educare prima di tutto noi stessi. Eh, Infatti, come leggevo proprio in un altro libro recentemente, eh, una proposta è adeguata alla vita quando passa attraverso di noi. Volenti o nolenti, deve passare attraverso di noi. E qui ce la giochiamo tutta, noi genitori, educatori, adulti. Ed è proprio vero che nessuno genera se non è prima generato. Eh, vi invito a rivederci per il terzo e ultimo incontro del ciclo lunedì prossimo, primo febbraio, sempre alle 21, eh, in dialogo con Marco Erba per affrontare insieme un altro importante tema, quello del rapporto e dell'alleanza possibile tra genitori e insegnanti. Eh, grazie ancora al dottor Ballerini, grazie a tutti, buona continuazione di serata e arrivederci alla prossima. Rivederci.